SOS Arezzo TV, buonasera, siamo Ciao. In via del Tagliamento, come stai? Bene, grazie. Via del Tagliamento, dovremmo bazzicare un po' questa zona Saione, voglio andare anche in qualche zona dove siamo già stati, non con te, non c'eri quel giorno, via Vezzosi, via Provenza, vedere se cosa è stato fatto, se è stato ripulito, no, la zona, tossicodipendenti, eccetera. Questa è un'area ricreativo-sportiva, parco pubblico, siamo davanti al campo di via che viene chiamato campo di via Arno, sì. Ma questa è via Tagliamento, perché non si sa perché è conosciuto come il campo di via Arno. Perché via Arno è quella. Sì, però l'ingresso è in via Tagliamento. Comunque, a parte questo che non è che ci interessi molto, ci colpisce che... Sempre fiume, è vero. Ci colpisce come questo piccolo parco, anche carino perché ci hanno fatto il campo da tennis, ci sono dei giochi per bambini, qui però col buio è completamente buio. Non c'è neanche un filo di una lampadina piccola, lì c'è un palo, ma guardavo, ma non c'è l'illuminazione su quel palo. Non so cosa serva quel palo. C'è però una specie di telecamera che ho qualche dubbio che funzioni, c'è scritto anche video sorvegliata, ma con questo buio non so cosa... O hai raggi infrarossi e di può ultima darsi, evoluzione. Può darsi che ci riprendano in questo momento perché è a raggi infrarossi. Cioè siamo in onda sia su Arezzo TV che anche negli schermi della videosorveglianza. Esatto. Quindi doppia reti unificata. E polizia municipale. Non va, ci dice che non va perché lui ha zoomato, il nostro amico Daniele, ha zoomato probabilmente e ha visto che questa telecamera non va. E come fa a saperlo? Come fa a saperlo? Scusa, sono ignorante io. Come fa? Lo sappiamo, non fare domande impertinenti, Quindi, te mi devi spiegare qual è l'utilità di questo. Qui è bello, sa d'inverno magari la notte, purtroppo è vero. Se fosse illuminato però la gente ci verrebbe. No? Guarda, d'inverno no, ma d'estate sì. Però anche d'inverno sarebbe più in sicurezza, perché qui è il buio completamente, puoi fare quello che vuoi. È una zona che è famosa per... A due passi da via Vittorio Veneto, questo è un posto veramente tranquillo. Guarda, qua c'era un palo, ma non c'è illuminazione. No, non c'è assolutamente niente. Guarda un po'. Ma che sembra un'alza bandiera più che un palo, ma insomma. No, c'è una luce però, vedi. C'è. Sì, serve soltanto per quando giocano a tennis. Sì, esatto. Però la parte dove c'è i giochi, eccetera. No, assolutamente tutto spento, tutto buio. Non so chi è in gestione. Tra l'altro, se fosse acceso anche i residenti che abitano qui vicino, con delle luci sempre accese anche la notte, forse sarebbero anche più tranquilli. Penso proprio di sì. Qui è veramente completamente lasciato in balia di se stesso la notte questo parco, perché tutto aperto, non c'è nessuno. Quindi qui puoi fare quello che credi più opportuno e nessuno ti vede. Passano centinaia di macchine ma nessuno ti vede. Perché sei, diciamo, qui al praticamente al nell'oscurità. Esatto. Insomma, esatto. Quindi sarebbe bene, visto che il vice sindaco è così sollecito e così premuroso in queste cose, prima di tutto che attivasse la telecamera perché dice che non funziona, è inutile che ci sia. In secondo luogo... Anche perché, ma anche funzionasse, mettiamo che in un caso funzioni, con questo buio cosa riprende? Niente, è che metta qualche luce, visto che poi di fatto grandi opere non ci sono da fare per metterci dei lampioni, visto che comunque sia qui l'illuminazione pubblica è al di là della strada, basta fare un attraversamento e portare qua un po' di punti di luce e bastano, quindi... Il vice sindaco, che è tanto primoroso, ci ascolta sempre, è molto attento alla sua città, sicuramente provvederà a quanto gli abbiamo chiesto in questo momento. Speriamo. Ovviamente delle cose che abbiamo fatto sono... Provvederà. Quindi a mettere dei punti di luce abbastanza... Un paio. Siamo in tema di lumini. Basta un paio di punti di luce per illuminare tutto questo parchino. Visto che è Natale, le luminarie, mettiamo le luminarie anche qui, no? Perché... No, ma dopo finire Natale salvo un'altra volta. Va no, bene. Le luminarie nel senso della luce. No. Questo è un paio di lampioni e risolve il problema di questo parchino. Bene. Assolutamente. Anche perché, ricordiamo, qui questo parcheggio sterrato è sempre stato, mi ricordo, da anni, no? Che anche le persone qui si lamentano perché... C'è un passaggio comunque qui in dubbio di tossicodipendenza, soprattutto nella strada. Non giocano, sì, che giocano questo campo sempre. Nella strada che va, che prosegue poi via Tagliamento, dove è la manutenzione, ti ricordi dove c'era quel palazzo disabitato che non è stato mai abitato? C'è via Provenza, che quella strada chiusa con i binari che ci buttano le siringhe. Insomma, è una zona che va sicuramente. Portando luce, portando vita, è il miglior anticorpo. E un po' di monitoraggio. E un po' di monitoraggio. Dalla parte di chi si deve. Ciao.